Allora, siamo qui in diretta al porto di Catania, dove ricordiamo da oltre 24 ore è attraccata la nave Diciotti e ci sono 177 persone che sostanzialmente non riescono, non hanno l'autorizzazione a scendere dalla nave, né loro né tantomeno la guardia costiera. Facciamo la diretta oggi con un uomo di legge, con un uomo di diritto, sostituto procuratore a Torino e a Catania. Giulio, cosa pensi di questi rilievi tecnici rispetto a questo mancato sbarco, giuridicamente parlando proprio? Penso soltanto che se i responsabili di questa condotta fossero dei privati, si parlerebbe immediatamente di un reato preciso, e cioè di sequestro di persona. Perché sono dei sequestrati i 177 migranti che a bordo della nave 18 sono impediti allo sbarco. Ripetiamo, anzi ribadiamo, da bordo di una nave italiana in un porto italiano. Sembra paradossale, ma è così. Dunque, siamo in presenza di una violazione clamorosa del principio fondamentale di tutela della libertà personale che è consacrato nella nostra Costituzione e che riguarda ovviamente non soltanto i cittadini italiani, ma anche i cittadini di qualunque altro Stato estero. E dunque abbiamo una condizione di soppressione, o meglio di limitazione della libertà personale che non è giustificata né da emergenze di pericolo, né tantomeno dall'avvenuta commissione di reati di qualsiasi natura. Mi sembra dunque che si tratti di un soprusso del potere, soltanto così può essere qualificato. E questo al di là di ogni considerazione che è relativa alla necessità, indubbiamente certa, che l'Unione Europea nel suo complesso si prenda carico dell'emergenza immigrazione, cosa che fino adesso non ha fatto. Ma il modo per risolvere queste delicate questioni non può certamente essere quella di far ricadere il problema sulle persone più fragili, più vulnerabili, cioè fare i forti con i deboli e quanto più disgustoso il potere possa fare. È quello che sta succedendo oggi a Catania. Catania, che però diciamo, sta dando anche una risposta solidale, già dalla notte dello sbarco, avvenuto appunto 2 giorni fa, erano presenti insomma, dei solidali, ieri mattina c'è stato un presidio, oggi c'è un altro presidio, stasera verrà organizzata questa sorta di, come dire, offrire un arancino, che insomma, è una visione quasi gastronomica della città, proprio per volere simbolicamente, perché voglio ricordare che sostanzialmente è completamente impossibile arrivare a questa nave, la zona è praticamente inibita anche ai giornalisti, agli operatori, nessuno riesce ad arrivare a questa nave anche perché non si riesce nemmeno a parlare per esempio con i lavoratori che in questo momento sono dentro della Guardia Costiera che in questo momento si devono ad affrontare impegni di pulizia, di vettovagliamento, di 177 persone che, come dire, alle quali viene persino minacciato di dover ritornare in Libia, che oltre ad essere insomma, impensabile da un punto di vista giuridico, questo rimpatrio comunque rappresenta per loro sicuramente un motivo di paura e potrebbe insomma, portare anche a gesti diciamo, clamorosi. Però volevo dire appunto c'è una parte di Catania, c'è una Catania che non vuole assistere diciamo, in maniera inerte a tutto questo e che invece è qui che si sta organizzando per dire cosa pensa e per esprimere solidarietà a queste sorelle e a questi fratelli migranti. Sì, i catanesi che vogliono manifestare solidarietà ai migranti e vogliono ribadire il carattere di accoglienza della città di Catania, stasera alle 20:30 saranno di nuovo qui portando ciascuno un arancino come simbolo dell'accoglienza che loro vogliono manifestare in una città che è sempre stata una città accogliente. E questo perché è importante che questo sia sentito anche dai migranti, che sappiano che c'è qualcuno
che li vuole accogliere, c'è qualcuno che vuole manifestare solidarietà nei loro confronti, e questo nei confronti di persone che sono in questo momento, lo ripeto, forse non l'ho detto con chiarezza ancora, in uno stato di detenzione amministrativa. La detenzione amministrativa è un qualcosa che prima di tutto è antigiuridico, ma poi è anticostituzionale nei riguardi della nostra Costituzione. È quello che si sta facendo senza processo, senza che sia stato commesso nessun reato, queste persone sono limitate nella loro libertà personale. Io ringrazio il sostituto procuratore, ricordo che anche Magistratura Democratica, il garante dei detenuti, la portavoce dell'UNHCR, Associazione Magistrati per l'Infanzia, Save the Children, hanno appunto parlato apertamente di una violazione, definendo quello che sta accadendo qua a Catania come un vero e proprio sequestro di persone in violazione di convenzioni internazionali e in assenza di un provvedimento giudiziario. Il Sindacato Generale Forense ha scritto già al procuratore Zucchero, ricordandogli i suoi doveri relativi all'obbligatorietà dell'azione penale e quindi ricordando che quello che sta accadendo qui a Catania comunque è di fatto una notizia criminis già conclamata. Io ringrazio il sostituto procuratore tantissimo della sua presenza, è fondamentale che gli uomini di diritto, che gli uomini di legge facciano un po' di chiarezza in questa, diciamo, confusione che è ormai sfociata nella disumanità. Sono sicura che la mia città Catania saprà dare una risposta forte a questo vero e proprio abuso, questo vero e proprio sequestro.